praticamente oggi hanno aperto la gara d'asta che era stata indetta dal Tribunale di Cagliari e diciamo che si è presentato un acquirente mettendo la cifra inferiore quale che potesse essere la gara stabilita. A questo punto siamo preoccupati perché sappiamo già di certo che sono dei soggetti che non hanno nulla a che vedere col settore rotabile e che non interessa completamente nulla dei dipendenti e lavoratori, per cui di queste maestranze e della certa professionalità acquisita negli anni, e diciamo che così aumentiamo a fare la speculazione edilizia a fare disoccupazione nel territorio.